Nuovo arrivo in casa Mazzara Calcio a completare l'organico dopo il mercato di dicembre, Andrea Gambino, attaccante proveniente dalla Cireale. Come prevedi questa tua nuova avventura? Innanzitutto volevo salutare tutti i tifosi e la gente di Mazzara e fargli gli auguri di un buon Natale. Poi comunque vengo qui con molto entusiasmo e spero di raggiungere gli obiettivi della società, che prima c'è la Coppa Italia, la finale tra l'altro contro le mie ex squadre, e poi di raggiungere l'obiettivo finale del campionato. Questa sappiamo che è una città da te amata anche per questioni extra calcistiche. Che cosa prometti di dare a coloro che ti staranno intorno in queste partite al Nino Vaccaro? Allora, io sono legato a Mazzara particolarmente perché quasi ogni estate vengo qui e vivo a Mazzara, una città bellissima, fatta da gente cordiale. Quello che posso promettere è sudare la maglia ogni partita, lottare palloni su palloni come i miei compagni, e creare un grande gruppo e raggiungere gli obiettivi della società. E il distacco dalla prima in classifica è un distacco colmabile secondo te? Come insieme ai tuoi colleghi del reparto d'attacco potreste intessere così delle trame offensive per scardinare le difese avversarie del girone di ritorno? Allora, assolutamente il divario tra noi e l'altra società di punti è molto fattibile, sono 6 punti. Il nostro obiettivo è di fare un paio di vittorie consecutive per accorciare la classifica, dopodiché giocarci tutti i scontri diretti e vincerli, e poi alla fine si parlerà di classifica. Infine, come avevi accennato prima, vi proveni dalla Cireale, squadra che il Mazzara affronterà nella finale di Coppa Italia. Che sensazioni provi prima di questa partita? È una sensazione molto bella. Io da Cireale ho lasciato veramente il bel ricordo, sono stato bene 4 mesi, però in finale ormai sono a Mazzara, è giusto che la vince il Mazzara alla finale. Siamo alla fine del girone d'andata, mister Tommaso Napoli, soddisfatto del bilancio fin qui ottenuto con la sua nuova squadra? Ma io sono di solito una persona che non si accontenta mai, oltretutto penso che potevamo avere qualcosa in più, almeno io parlo del mio percorso da quando mi sono insediato a Mazzara. Su 4 partite, io parlo soltanto quelle di campionato, che quello di Coppa Italia, di passaggio di turno, penso che è stato centrato un obiettivo che è quello di una finale dove chi prima di me l'aveva portata in semi. Nelle 4 partite penso che potevamo ottenere qualcosa in più, soprattutto nella partita di domenica scorsa, dove crei tante occasioni da gol nei primi 40 minuti e magari non riesci a segnare, e poi alla prima disattenzione veniamo puniti. E allora diciamo che vedo un po' il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, dai, usiamo questo termine. Fra una finale di Coppa Italia da giocare e un distacco dalla prima in classifica che è di 6 punti per questo 2016, che Mazzara prevede? No, ma noi siamo sempre in ritardo dalla vetta di 6 lunghezze, avevamo la possibilità di poter accorciare, non ci siamo riusciti e questo dispiace, soprattutto per i ragazzi che si stanno impegnando tantissimo, per la gente che magari pregustava dopo la sconfitta della San Cataldese, che forse anche un po', tra virgolette, può essere inaspettata, ma no, perché il Paceco è una gran bella squadra. Speriamo di cambiare marcia e di recuperare giornata dopo giornata quei punti che in questo momento ci separano dalla San Cataldese e dalle altre che sono leggermente più avanti di noi. Diciamo che nello scivolone non è cambiato granché, è rimasto tutto immutato con una giornata in meno da giocare. L'arrivo di Gambino, come prevede il suo inserimento nei piani di attacco del Mazzara? Noi aspettavamo di prendere un attaccante, la scelta è ricaduta su Andrea, che io bene o male già conosco e che può dare una grossa mano a questo gruppo, perché per le caratteristiche di gioco che prediligo, soprattutto con palla a terra, lui è uno che è bravo ad attaccare la profondità. Dobbiamo essere bravi sia noi che lui a mettersi a disposizione per metterlo nelle migliori condizioni, ma non c'è soltanto Andrea, c'è Rosella, c'è Ciccio che è sempre pronto a dare una mano, ma c'è tutto il resto della squadra che deve giocare per cercare poi alla fine di finalizzare quello che è un po' il nostro gioco con i nostri attaccanti, e l'arrivo di Andrea può essere una freccia in più al proprio arco.
Infine, che tipo di auguro possiamo fare ai nostri tifosi? Ma, innanzitutto, con molta semplicità, auguro alla gente di passare un sereno Natale, sia a loro che alle loro famiglie, e che con la possibilità magari che nel nuovo anno possa portare delle cose buone, innanzitutto dal punto di vista, credo, della serenità, della salute, e poi chissà, con qualche mese di distanza, magari avere puntini, 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 puntini. Nella vita bisogna reagire e per ottenere qualcosa lottare. È quello che abbiamo chiesto alla squadra domenica sera dopo la brutta sconfitta. Comunque, più di un panettone, caro Salvatore, non potevamo offrirvi. Siamo poveri, ma volenterosi. Quindi buon Natale a tutti. Adesso il vicepresidente presenterà l'ultimo, ma non ultimo, nel senso che oggi abbiamo colto l'occasione per presentare un nuovo calciatore del Mazara. Perfetto. Vuoi dire due parole? A questo punto il presidente ha fatto gli auguri. Prego, accomodati. Andrea Gandino, allora, con l'occasione presentiamo presentiamo il nuovo acquisto, Andrea Gambino, che completa il mosaico che spero possa raggiungere obiettivi importanti. Come ho detto, piano piano stiamo cercando di riempire le caselle che servono a completare l'organico, a dare, diciamo, quell'importanza e quello spessore e quell'unità che possa portare a obiettivi importanti. Quindi Andrea, in bocca al lupo. Grazie, volevo fare gli auguri a Crevillupo, volevo fare gli auguri alla tifoseria, alla gente di Mazara, e speriamo di raggiungere gli obiettivi che la società ha messo a inizio anno. Speriamo veramente di toglierci soddisfazione tutti insieme. Dalla Cireale. La Cireale, sono stato a Leonforte in D, Adrana, Cicatena, Serie D, Giarre, comunque molte squadre. E 2 anni fa era ad Alcamo, e quindi conosco bene questo girone. E niente, la società è vicina a noi, ci fa stare bene, speriamo di raggiungere l'obiettivo. Io vorrei concludere dicendo una sola cosa che secondo me potrebbe essere importante anche per Andrea. Guarda caso, lui proviene da Cireale. Noi giocheremo una finale di Coppa Italia Sicilia, speriamo di aggiudicarci questo trofeo, e lui quindi giocherà con la maglia del Mazara contro la sua ex squadra.